oggi video dei prodotti terminati di luglio-agosto. Allora, cominciamo. Ho terminato questo bagno doccia del Drop Soap, l'aloe vera, 300 ml, 6 mesi dall'apertura. Ve ne avevo già parlato in un video scorso, quindi sapete già cosa ne penso, non sto qua a dirvelo un'altra volta. Ho terminato questi dischetti 100% cotone quando è presi al Kikoka. Aspettate che faccio vedere come sono. Allora, sono fatti così. Da una parte sono lisci e da una parte sono a ringhe, però fanno un po' schifo perché non sono cuciti tra di loro e quando si usano per struccare oppure per togliere il pulsi la faccia si perdono tutti i peli, quindi non ve li consiglio, se andate a Kikoka non li comprate. E sono da 80 pezzi. Ho terminato questo deodorante della Bideo Fantasy, beh, profumo buono, dura a lungo, preso all'LD. Terminato questo shampoo neutro della Mantovani capelli con formula. Dermatologicamente testato, l'estratto di betulla, buono e delicato, lava i capelli efficacemente, comunque basta davvero poco perché fa tanta schiuma. Poi, terminato quest'altro deodorante della Mantovani. Al Iris Blu, efficace 48 ore, vero, perché dura tutto il giorno, è fresco e molto molto buono, sicuramente lo ricomprerò. Altro deodorante della Dove, Beauty Finish, questo qui ha un quarto di crema idratante. Sì, buono anche questo, dura a lungo e il profumo è ottimo. Ci volevo finito questo profumo Hurry Up, questo qui, molto così carino, la confezioncina è carina, però mi hanno detto che non dura a lungo, preso dove non lo so perché non è mio. Finita questa crema corpo della Bottega Verde di Hyaluron Plus 150 ml, potete vedere. È finita, ce n'è più, finita, 12 mesi dall'apertura, un buono, si assorbe facilmente, lascia un profumo e basta. Poi sono un po' tanchine. Poi ho finito questa crema della Nivea, 150 ml, 12 mesi dall'apertura. Vedete, potete vedere, è finita, ma fa schifo. L'inci è pessimo. Acqua, paraffina liquida come secondo ingrediente. Vediamo se riesco a farvi vedere, ma credo che non si veda. Comunque, fidatevi di me. Paraffina liquida, insomma, fa proprio cagare. Meno male che sia finita. Poi, finito questo. Cos'è? Ah sì, un balsamo della Garnier ultra dolce al cacao e olio di cocco, 200 ml, 12 mesi dell'apertura, lascia i capelli lisci, li districa facilmente e buono. Il profumo poi, mamma mia, buonissimo, rimane a lungo sui capelli. Vai, quasi finito. Poi finito questo balsamo, questo campioncino di balsamo della Pantene. Capelli fini Aqualite, lascia i capelli lisci, li districa facilmente ed è buonissimo. E non li lascia ultra leggeri, non li appesantisce. Poi, poi, poi. Poi, finito questo campioncino di Kenneth Room con crema contorno. Morbida, si estende facilmente, è adatto a tutte le pelli, si applica la mattina e sera sulla zona e ti lascia la pelle, ti elimina facilmente le occhiaie. Poi finita questa crema da giorno dell'Avon, che non vi so dire più,
Sì, questa qui è semplice crema da giorno. Oddio, non ha un buon indice, quindi siamo persi. Poi è unta e lascio la pelle unta. Bla. Poi finito, più che altro ho finito questa la secca e quindi l'ho buttata a vedere. Poi questo campioncino della Vichy Norma Dental Matte è un gel fresco idratante, antilucidità e antisudore. Ve l'applicate la mattina prima del make-up, non vi lascia la pelle lucida e non vi dà nessun problema. Ottima, peccato che l'ho finita, ma comunque ne ho un'altra. Poi finito questo campioncino crema anticellulite, questo qui della Avoca, cellulite, sì. Sì, questa crema anticellulite, tanto piccolina qui, a 10 ml, lascia pelle morbida comunque dopo che si è usata. Poi, finita questa campioncino di crema per la dermatite atopica, sì, per la dermatite, questa qui. Poi, quasi finito, Poi finito questo... Ah, sì, questo campioncino di shampoo antiforfora e antirecidiva, quindi non vi fa ritornare la forfora, fa un'ottima schiuma e lava i capelli in maniera ottima. Si dice in maniera ottima, vi fa niente, lo dico lo stesso. Poi finito questi due campioncini della Morcare, uno crema antirughe e uno crema da notte, ottime tutte e due. Questo fa sparire lievemente le rughe, molto efficace. Questa va bene, crema notte, sapete già che cosa fa. Niente, questi erano tutti i prodotti terminati. Beh, spero di esservi stata utile. Ah, e vi devo dire una cosa: oggi col corriere mi è arrivato un pacco della Natural Concept, questo pacchettino qui. State molto gentili a inviarmelo e vi faccio vedere che cosa mi hanno inviato. Li proverò, poi dopo vi saprò dire che cosa ne penso. Allora, sono tutti bio e comunque sotto nell'info box vi lascio il link del sito. Allora, dunque, il packaging è così, sono tutti questi qua. Questo è uno shampoo naturale. Shampoo naturale. Tanto che. Beh, comunque, shampoo naturale con jojoba e estratti di qualcosa che non riesco a leggere. Ed è fatto così. È un boccione da 200 ml con scadenza da 6 mesi dall'apertura. Questo qui. Questo qui e si apre a pressione, non è quelli che si chiudono, è a pressione. Poi mi hanno inviato il balsamo, l'ho abbinato, questo qua, che è a pompetta, questo qui sempre 200 ml, sempre 6 mesi dall'apertura. Poi la crema per il corpo, che ne avete bisogno, perché quella che stavo usando non mi piace tantissimo. Comunque questa è da 2,50, è sempre 6 mesi dall'apertura e contengono aloe vera. Ultimo prodotto che mi hanno inviato è bagno doccia. Questo è da 2,50, sempre 6 mesi dall'apertura. Ed è questo che sono così tanto carino, bello, carino, patatino. Sempre all'aloe vera. E in più nel pacchettino ci stava. Aspettate. Il biglietto da visita, con biglietto da visita, e dietro c'è il sito e tutto quanto e tutte le informazioni dove si possono contattare. E in più c'era questa brochure, questa brochure che indica i prodotti e come sono fatti, la loro storia, tutto quanto. Niente. Questo era tutto, spero che il video vi sia stato utile in qualche modo, niente, noi ci vediamo alla prossima, ciao!